Tanti rumors che hanno preceduto l'acquisto di questo giocatore. È arrivato il giorno più importante, quello del debutto, la prima verifica del campo. Gara che promette scintille. Tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Con me, come sempre, c'è Lele Adani. Rimanete con noi, ovviamente, per seguire le emozioni del match. Prima parte di questo torneo precampionato che si conclude con la terza sfida della fase a gironi. In campo le formazioni di Milan e Borussia Dortmund. Ultimo impegno per loro in questa fase a gironi. Vorranno chiudere con un bel risultato e questo darebbe sicuramente fiducia per proseguire al meglio la preparazione. Torneo che si sta rivelando anche un grande evento mondano. I tifosi hanno avuto modo di farsi fare tanti autografi dai giocatori e tutto quanto in un'atmosfera di festa che fa bene al calcio. Dembélé, occhio! Se la cava bene qui il portiere. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Modric. Conquistano una buona posizione da posizione interessante. Una bella punizione, ma certo l'atteggiamento difensivo è da cancellare. Stiamo rivedendo il gol. Questa è una punizione calciata con l'interno piede. Ne è venuta fuori una traiettoria a uscire che non ha lasciato scampo al portiere. Una rete importante, festeggiata anche da tutta la panchina, con il tecnico che applaude evidentemente soddisfatto per l'atteggiamento della sua squadra. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Può avanzare. Occhio a Modric. Buona possibilità. E c'è il secondo gol in pochi minuti. Partita completamente cambiata. Vanno le immagini del gol, a forza di insistere hanno trovato il varco giusto per battere il portiere, era già un po' che ci stavano provando. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra, altro gol e vantaggio che si allarga. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Può salire lungo la fascia. Okafor. Lascia partire il tiro. Con il corpo l'ha tolta dalla porta. Dembélé, occhio! Dembélé, ecco la rete! Un nome, una garanzia quando c'è da buttarla dentro.
ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Sabitzer. La smissa su Emre Can. En-Nesyri. Riescono a recuperare il possesso. Prosegue l'avanzata. Se ne può andare adesso. Respinge ma non è finita. Apertura su Gabriel Jesus. Tiro murato, palla ancora buona. Eloquente il dato sui tiri in favore del Milan. La formazione rossonera, oltre a calciare diverse volte in porta, ha avuto anche il merito di capitalizzare la mole di gioco creata. En-Nesyri. Azione che suma, era offside. Gabriel Jesus. Ci sono metri per andare. Suggerimenti in area. Si oppone al tiro ma non è finita. Primo tempo che si chiude qui con le squadre che si dirigono agli spogliatoi. Scatenato fin qui Dembélé, che sta facendo molto bene. È informissima là davanti, impressionante oggi per il numero di tiri in porta. Riesce a smarcarsi dei difensori e concludere a rete. È anche un gol per lui a referto. Molto grande la differenza di valori per pensare che in questo secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vediamo. La spinta rossonera lungo la fascia. Occhio al cross di Dembélé. Palla spazzata via. Attenzione a Modric. Se la cava qui, intervento non facile. Sostituzione per il Borussia Dortmund. Cerca la soluzione personale. Tentativo ribattuto. Ci sarà rimessa laterale per il Dortmund. Dopo un lungo tiro e molle, il City ha strappato il sì del giocatore. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente a battere la concorrenza. Tenta la conclusione. Palla in out e corner. Il tecnico ha deciso questo cambio. Al corner non la tiene Neuer, attenzione, azione che si esaurisce. Ci sarà spazio dunque per il portiere di riserva che prenderà il posto del titolare. Dembélé.
Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Conclusione terminata fuori di poco. Tackle vincente, pallone recuperato, ha spazio per andare. Conclusione potente che è terminata fuori davvero di poco. Sembrava una follia calciare da quella distanza, ma che gol sarebbe stato? Va sotto la doccia e finisce qui la sua gara. Modric, niente da fare, il difensore recupera. Occhio a Modric, palla per De Jong, grande parata su questa conclusione. Murato al momento del tiro. Ci sarà un nuovo corner. Gabriel Jesus. Si salva qui il portiere. L'errore del portiere, che può essere pesante. C'è il fallo laterale per il Dortmund. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Errore nella circolazione del Dortmund. Altro passaggio intercettato, pallone recuperato. Saranno 180 secondi di recupero. Vinicius. Sale lateralmente Vinicius. Vinicius. Modric. Grande intervento del portiere. Prende posizione in mezzo Vinicius. E il pallone entra! Ed è gol! Questo gol merita di essere rivisto. È per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Si chiude qui il match col successo della formazione di casa. Grande euforia in campo e sugli spalti. Una vittoria netta. Quello che mi è piaciuto di più però sai cos'è? È stato l'atteggiamento della squadra. Hanno corso per tutti i 90 minuti. Anche il risultato acquisito, eh? Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Può essere giustamente felice per come è andata oggi. Ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello.